Ciao a tutti, oggi sono qua per fare un video super super richiesto e penso che da questo sfondo si possa un po' capire, ovvero la mia collezione di manga. Quasi un anno fa ho fatto uscire il bookshelf tour della libreria, ve lo lascio nelle schede qua sotto in descrizione, che includeva chiaramente anche tutti i miei fumetti, però da un anno a questa parte si sono aggiunti un po' di titoli e mi avete sempre chiesto in tantissimi di fare un video, diciamo, collezione aggiornato, anche se devo fare delle premesse. Quelli che vi mostrerò oggi non sono tutti i fumetti, tutti i manga in mio possesso, questo perché da un anno mi sono trasferita in una casa nuova, non sono ancora riuscita, per ovvie ragioni, a portare qua in casa nuova tutti i miei manga, un po' anche per questioni, devo essere sincera, di spazio. Quindi ho atteso a girare questo video perché mi sarebbe piaciuto portare un po' più di roba su, un po' più di fumetti, però ecco, alcune serie saranno un po' spezzate, vedrete o l'inizio o la fine per questo motivo. Altra premessa, chiaramente non vi sono stata a raccontare la trama, a darvi delle opinioni approfondite su tutti i fumetti, un po' perché alcuni ancora li devo leggere, e chiaramente per questioni di tempo sarebbe venuto un video troppo immenso, ma qua sotto in descrizione trovate comunque i link ai video, playlist e recensioni sul blog, dove bene o male trovate tutte le mie opinioni riguardo i titoli che ho già letto. Bando alle ciance, direi di iniziare. Tutti i miei manga sono nella parte centrale della libreria, tranne lo scaffale in alto a sinistra, che è dedicato alle serie più voluminose. Questa prima parte sarà forse un po' tremolante perché il treppiedi non arriva fino qua su in cima, io sono in piedi sullo sgabello. Ecco, appunto, lo sappiamo, abbiamo montato la mensola al contrario, non si nota però normalmente, quindi ce ne siamo fatti una ragione. Il primo volume qua in realtà non è un manga, ma è un fumetto di Elisa Menini, un racconto che è raccolto in Nippon Folklore. Il primo vero e proprio manga è I gatti del Louvre di Taiyo Matsumoto, il primo volume. Non ho ancora recuperato il secondo, anche se ero molto incuriosita, al momento non ne sento la necessità. Di nuovo, tecnicamente non sarebbero due manga perché è un fumetto coreano, però l'ho aggiunto qua ed è la scelta di Pandora, di Yudori. Ho letto il primo, mi è piaciuto molto, devo ancora leggere il secondo. The Boxman è un volume unico che non ho capito e non mi ha fatto impazzire, mentre Seiri-chan è un volume che consiglio molto spesso, di Ken Koyama, la tua amica mensile. Si parla ovviamente di ciclo mestruale. Lo sfigato fallisce ancora è la seconda raccolta di vignette su questo simpatico micione, a me fa molto ridere. C'è poi il cofanetto con la serie completa di Pet. Sono 5 volumi, vi faccio vedere il primo che penso abbia una delle copertine più belle. Per ora ho letto i primi 2 o 3, non ricordo bene, ma devo ancora concluderla la serie. Monster di Naoki Urasawa non penso abbia bisogno di tante presentazioni, è uno dei miei manga preferiti di sempre, leggetelo. Abbiamo poi Death Note nella sua Black Edition, anche questo è un manga che devo ancora terminare, ma ho visto e rivisto l'anime 1000 volte. C'è poi Figlio Unico di Vincenzo Filosa che devo ancora leggere. Si tratta di un autore italiano, non giapponese, ma il suo stile si rifà molto al manga. Della stessa casa editrice ho poi Un ragazzo gentile, che personalmente non ho apprezzato, non mi è piaciuto particolarmente, e La stanza silenziosa di Yoshiharu Tsuge. Terminiamo con Chisakobe, questo è il primo volume di 4, una miniserie che ho amato molto e che quindi vi consiglio di recuperare se state cercando una storia breve e una storia soprattutto sulla gentilezza. Qua ci sono un po' di fumetti di Inio Asano, uno dei miei autori preferiti. C'è Reikaku, La caduta, uno degli ultimi che ho letto e che non mi è dispiaciuto, così come Eroi, anche se non li consiglierei come primo approccio all'autore, o in linea generale diciamo che ci sono fumetti che mi sono piaciuti di più. C'è poi A Girl on the Shore, che racchiude i 2 volumi che sono usciti qua in Italia, La ragazza in riva al mare, penso sia stato tradotto. Io l'ho recuperato quando ancora non era stato pubblicato, era fuori stampa, e quindi ce l'ho in inglese per questo motivo. Questo è il fumetto che consiglio sempre per iniziare ad approcciarsi a Inio Asano, è anche il mio preferito di quest'autore. È una miniserie composta in 2 volumi, recentemente però sempre dalla Planet è stato pubblicato in un volume unico, che è stato anche recentemente ristampato, quindi dovrebbe trovarsi facilmente. Ho poi questa piccola raccolta, La città della luce, What a Wonderful World, che devo ancora leggere, e i primi 4 volumi di Dead Dead Demons, Dead Dead Destruction. Miniserie che ho apprezzato molto e che vi consiglio di leggere se state cercando una storia particolarmente drammatica è Il prezzo di una vita. Come storia ricorda vagamente Voglio mangiare il tuo pancreas.
Ho poi 5 volumi di Come dopo la pioggia di Junma Yuzuki, mi sta piacendo molto questo manga, ma ancora non ho avuto modo di recuperare i restanti volumi. C'è poi il fanbook di A Silent Voice, uno dei miei manga preferiti di Yoshitoki Oima, ve lo straconsiglio se state cercando una storia su soprattutto bullismo e suicidio. Altra serie che mi sta piacendo tantissimo, ma che ho momentaneamente messo in pausa perché non riesco a stare dietro a tutte le uscite, è Beastars di Paru Itagaki. Bellissima serie Blue Flag di Kaito, inizialmente non se la stava considerando nessuno e si è rivelato invece un manga fenomenale. Altro fumetto tanto amato dalla sottoscritta, Orange, è una miniserie di 5 volumi, ne hanno fatto poi un sesto che però non aggiunge molto di nuovo alla storia, si conclude nei primi 5 di Ichigo Takano. Ho poi gli ultimi volumi di Say I Love You, o meglio gli ultimi che ho recuperato perché gli altri sono ancora dai miei, ovvero il 13, 14, 15 e 16. Questo era un manga che mi stava piacendo tantissimo nel periodo subito dopo il liceo. Ho perso un tantino l'interesse, ma mi piacerebbe concluderlo. Qui ci sono gli ultimi due volumi di Tsubaki Chou Lonely Planet, non so perché sono messi al contrario, comunque anche questa è una serie che mi è piaciuta molto, abbastanza leggera da batticuore. Secondo me i volumi si spostano la notte quando io non ci sono. Comunque, ho i primi sei, gli altri due sono ancora dai miei, il 2 e il 3. Qua ho l'1, il 4, il 5, il 6. Madonna, che disordine! Questa è una storia romantica molto interessante. Uno dei protagonisti è un ragazzo sulla sedia a rotelle. Si parla quindi di disabilità, cadendo forse a volte in qualche stereotipo, però in linea generale lo trovo un fumetto ben fatto, molto carino. C'è poi la mia prima volta di Kabinagata, che non è esattamente uno yuri manga, ma una storia autobiografica. Non si parla solo dell'esperienza sessuale dell'autrice, ma soprattutto il suo rapporto con il lavoro, la società, le aspettative, l'ansia, la depressione, i disturbi alimentari, eccetera. C'è anche il, tra virgolette, seguito, se così possiamo chiamare, ovvero Lettere a me stessa. Questo scaffale, come vedete, è interamente dedicato ai manga usciti per la collana Eiken di Bao Publishing. Credo di averli quasi tutti. Uno dei primi che ho letto è Henshin di Kenny Mura, una raccolta di storie molto carina. L'unico fra questi che credo non mi sia piaciuto più di tanto è Don't Like This di Kaori Tsuretani. Anche questa è una raccolta di storie, ma non so, nulla di che. La Taverna di Mezzanotte, di cui ho i primi due volumi, Tokyo Stories, ho visto la serie su Netflix, me ne ero innamorata e anche il manga non è da meno. Se vi piace soprattutto la tradizione e la cucina, storie di vita quotidiana, recuperatelo perché non ve ne pentirete. Le anime di Edo di Koichi Masahara, e anche questa è una raccolta di storie, così come I doni di Edo, entrambe molto carine, soprattutto se vi piace di nuovo la tradizione e la quotidianità. Altro fumetto che non mi ha fatto impazzire, I paesaggi di Chinami. Se non sbaglio, anche questa era una raccolta di storie, ma non mi aveva impressionata particolarmente. Altra raccolta di storie, Fiori di biscotto di Isai Waoka. Fra i fumetti di questa autrice penso che sia quello che mi è piaciuto di meno. Le storie sono tutte ambientate a scuola in questo caso. Tutt'altra storia per Nuvole Bianche, che invece è uno dei suoi titoli che ho più preferito. Una raccolta di 14 storie. Ho tantissimi bei ricordi legati a questo fumetto. Sempre di questa autrice c'è la serie Dosei Mansion, che ho amato tantissimo. È una serie ambientata nello spazio, ma non per questa, diciamo, futuristica. È una storia abbastanza quotidiana, di crescita e formazione. Sono in totale 7 volumi. Altro fumetto che ho amato è Strange, un'altra raccolta di storie con protagoniste 6 coppie di uomini. Si parla di amore, amicizia, rispetto. Non è solo un boys love, ecco. Altra raccolta molto molto carina è Okinu, di nuovo qua si parla molto di quotidianità. E sempre di Sukeraku c'è anche Bon no Kuni. Un manga in corso che sto apprezzando tanto è Princess Mason di Aoi Kebe, una donna alla ricerca della casa dei suoi sogni, molto simpatico e carino. Per ora sono usciti 3 volumi e saranno 6 se non sbaglio, e poi questa nuova serie da 12 volumi. Per adesso è uscito il primo, Dien Bien Phu, ambientato in Vietnam e racconta la guerra. Qua iniziamo già a essere un po' caotici, ma c'è da dire che la mia collezione di manga yuri e yaoi è aumentata molto nel corso del tempo. Partiamo da quello che più sporge, ovvero la Blue Summer Box, ve ne ho parlato in lungo e in largo. Boys Love, molto soft, carino, sono 2 volumi, esiste soltanto questa box, non sono venduti separatamente. Eclair è una raccolta di storie yuri, è in
inedito in Italia, questo in inglese l'avevo comprato su Amazon per scoprire diversi titoli Yuri, ma soprattutto autrici Yuri, visto che qua in Italia iniziano soltanto un po' ora ad essere pubblicate. Whispering Blue è un, diciamo, euromanga, non mi piace troppo la definizione, comunque è un fumetto di un'autrice, se non sbaglio, tedesca, in stile manga. Compagni di classe, non ha bisogno di tante presentazioni. In un angolo di cielo notturno è un volume unico che consiglio tanto se siete alle prime armi o vorreste leggere qualcosa di piuttosto soft senza scene troppo esplicite. Arukase no étranger, l'étranger du Zephyr, perdonate la pronuncia, è se non sbaglio il primo volume del sequel di Arukase no étranger di Kikan, che io ho letto, i volumi non li ho qui attualmente. Storia carina ma forse un po' troppo superficiale per quelli che sono i miei gusti, i disegni però sono veramente veramente carini. Se invece non avete paura di affrontare un vero e proprio yaoi, un fumetto con delle scene un po' più esplicite, Non mi farò coinvolgere di Koyone è assolutamente il fumetto da cui partire per quanto mi riguarda. Ho anche il suo, diciamo, spin-off, Eppure sogno un dolce amore. Altro boys love molto soft, Idamari ga Kikoeru di Fumino Yuki, sono due volumi, molto carino, di nuovo si tratta anche il tema della disabilità, dell'handicap, in maniera secondo me molto delicata ma efficace. Hanno fatto anche la serie Limit, io mi sono fermata i primi due perché mi sembrava una ripetizione del manga. Molto carino anche Given, per adesso sono usciti credo 5 volumi, io almeno ho i primi 5. Altro volume unico, Lotus Flower in the Mud di Tameko. Ho sentimenti molto contrastanti su questo volume, non mi ha fatto impazzire, ma vi rimando alla recensione per saperne di più. Altro fumetto che non mi ha conquistato è Tokyo After Hours, è una miniserie Yuri piuttosto matura, devo dire, anche in questo caso c'è tanta tanta musica, forse anche per questo che non sono riuscita ad apprezzare più di tanto la storia. Un buon volume unico che consiglio sempre invece è Jackass di Scarlett Berico. Altro volume unico, Void, ma di nuovo per me un no. Ho il primo volume di Itorijime Mahiro che non mi ha entusiasmata, mentre Neon Sign Amber di Ogeretsu Tanaka è di nuovo un volume unico che mi è piaciuto molto e che consiglio anche come primo approccio. Della stessa autrice ho apprezzato molto anche Escape Journey, una miniserie in 3 volumi. Color Recipe di Arada è una miniserie in 2 volumi molto particolare, diciamo che non la consiglierei ai deboli di cuore, ecco. Poi il primo volume di Case Yamada, Le Campanelle, è una raccolta di episodi di vita quotidiana di queste due ragazze, è uno yuri manga carino ma nulla di più. Sempre di Ogeretsu Tanaka ho anche il primo volume di Ericina Beach Club che non mi ha fatto impazzire, è un po' troppo esplicito e non senso per i miei gusti. Ultimo, non certo per importanza, Blooming to You di Nio Nakatani. Questo è per ora il miglior yuri manga che io abbia letto, è una serie conclusasi con il volume 8 che ho in mano. Sia che siate alla ricerca di uno yuri manga nello specifico o di una storia comunque sentimentale, ricerca, crescita, formazione, accettazione, è un manga da recuperare. Qui abbiamo il primo volume di Watakoi, Love is Hard for Otaku di Fujita. Una storia molto simpatica e divertente, ma per ora ho altre priorità, quindi non ho recuperato altri volumi. Stessa cosa per quanto riguarda Utena, prima o poi sicuramente li prenderò tutti. Ho poi il primo volume di Heavenly Delusion, i primi 9 volumi di Made in Abyss di Akihito Tsukushi, è uno dei manga che più attendo. Sono veramente curiosa di vedere come si risolverà la storia. È un manga molto forte, non fatevi ingannare, dei disegni carini. Sono un po' indietro anche con Summertime Rendering, una sorta di thriller e paranormale. Ho i primi 6, ma credo di aver letto soltanto i primi 3. Ho i primi 3 volumi di To Your Eternity che ho deciso di non continuare perché la storia non mi stava convincendo per niente. Ho poi i primi 3 volumi di Kaguya-sama Love is War. Ho letto però soltanto il primo e l'ho trovato molto coinvolgente di intrattenimento. Mi stavo quasi dimenticando che ho dovuto invadere lo spazio dei libri con qualche fumetto perché non ci stanno più. Qui ho Nekomichi la via del gatto di Isaiwa Oka, volume unico molto carino soprattutto se vi piacciono i gatti. Mamma di Aoi Kebe, altro volume unico sulla figura materna. E lei e il suo gatto che si rifà al cortometraggio di Makoto Shinkai. Wisdoms di Nagabe è una raccolta boys love con personaggi antropomorfi, sono degli animali che frequentano un'accademia magica stile Hogwarts.
cena con la strega di Rumiko Takahashi, altra raccolta di storie abbastanza simpatiche, ma non sono grande fan di questo genere. Va tutto bene di Kikanna. Forse non sapevate di averne bisogno, ma dovete assolutamente recuperare My Broken Mariko. È una storia che parla di amicizia e di abusi. Unico di Osamu Tezuka. La processione funebre di Kappa, altro volume unico che consiglio. Il giardino dell'Eden, altra raccolta di storie. Così come Fetish, che racconta il lato più oscuro dell'amore. Fra le due questa è quella che mi è piaciuta di più. Note dall'appartamento 107 è un altro volume unico della collana Wasabi di Star Comics. Non mi ha fatto impazzire. Così come Children of the Whales, che mi aveva incuriosito col primo volume, ma dal secondo ho deciso di metterlo da parte momentaneamente. O poi il primo volume dell'Eternal Edition di Sailor Moon. Vi avverto che c'è un po' di caos da qui in giù, non spaventatevi. Anshin, la dea dimezzata di Moto Agio, è un volume unico, una raccolta di storie. Qui davanti poi ho gli 8 volumi che compongono il Libro dei Demoni, un manga che ho recuperato tantissimi tantissimi anni fa. Avevo letto soltanto i primi 3 o 4, mi piacerebbe ricominciarlo da capo. Ho poi una sfilza di numeri 1 di serie che attualmente non ho intenzione di continuare, come ad esempio Mao di Rumiko Takahashi. Mi era piaciuto, ma in questo momento ho altre priorità. Stessa cosa per Kasane, mi aveva incuriosita veramente molto. La Via del Grembiule mi aveva divertita tantissimo, spero infatti un domani magari di recuperare gli altri volumi. Blue Period invece non mi aveva fatto impazzire, non l'ho trovato nulla di che, nulla di speciale. Hanako-kun invece e i 7 misteri dell'Accademia Kamome mi era piaciuto, ma di nuovo in questo momento ho troppe serie che sto seguendo. Dancing the Vampire Bound, non so di nuovo se sia completa in 10 volumi o se ce ne siano altri, è una serie che ho recuperato tantissimi anni fa. Mi ero innamorata anche dell'anime, se non sbaglio. In ogni caso lo avevo iniziato, poi interrotto, mi piacerebbe di nuovo ricominciarlo da capo. Ho poi i primi 2 volumi di Sing Yesterday for Me che devo ancora leggere. Non sto a tirarli fuori, fidatevi di me e di Levi che si intravede là dietro, c'è L'attacco dei giganti e The Promised Neverland. Con L'attacco dei giganti sono pari, mi manca solo l'ultimo uscito, con The Promised Neverland sono un po' più indietro, ferma al 18. Il vero caos inizia qui, di nuovo perdonate l'inquadratura forse traballante, ma al treppiedi non ci arriva qua sotto. Ho i primi 5 volumi di Yotsuba, una serie molto carina e anche in questo caso quotidiana. Mi stava piacendo molto anche a Our Little Sister, ma sono ferma ai primi 4 e al momento non ho programma di recuperare gli altri. L'isola dei bambini dimenticati, se non sbaglio, dello stesso autore di Erased, di cui non ho letto il manga, ma visto l'anime, la serie, il film, adesso non ricordo bene. Dolce è una miniserie di 3 volumi che mi è stata invece regalata da uno di voi. Ho i 3 volumi di Flat, una storia che mi stava piaciucchiando abbastanza, ma di nuovo al momento ho altre priorità. My Capricorn Friend è uno dei miei manga preferiti o comunque che ho apprezzato particolarmente per come affronta il bullismo. È un volume unico e anche questo straconsigliato. Ho messo momentaneamente in pausa anche Girl from the Other Side di Nagabe e poi ho i primi 5 di The Ancient Magus Bride. Non so bene da dove partire, facciamo questa prima colonna che è molto più semplice. Come vedete ci sono tutti i volumi di Sailor Moon, gli ultimi numeri che ho recuperato qua di Le situazioni di lui e lei e i primi 2 di Sunny di Taiyo Matsumoto. Mi stava piacendo molto, prima o poi lo recupererò tutto. Qui abbiamo poi gli ultimi 2 di Amarsi e lasciarsi, di nuovo tutto il resto è ancora da recuperare giù dei miei. Ho il 2 e il 3 di Yona che credo abbandonerò in questo momento, non mi stava prendendo più di tanto. La voce delle stelle è il manga tratto dal film di Makoto Shinkai, di cui ho letto anche il romanzo, ma diciamo che è una storia secondo me un po' abbozzata. Ho poi il primo volume della Regina d'Egitto, sempre dall'autore di Erased Echoes, che mi aveva incuriosita ma fino a un certo punto. Primo volume anche dei dipinti maledetti, qua c'è una bella sfilza di primi numeri, come ad esempio Radiation House, anche questo mi piacerebbe continuarlo, prima o poi lo farò di sicuro. Storia nello spazio, Astra Lost in Space, Renzi la strega, Bakemonogatari Monster Tale, che poi ho scoperto essere forse un sequel, non so, in molti mi avevate detto di recuperare prima altro. Cardcaptor Sakura, Otomen, Ariadne in the Blue Sky e poi Land of the Lustrous.
Anche questo mi piacerebbe continuarlo prima o poi. Ce l'abbiamo fatta! Sembra di aver fatto una maratona, forse dal video editato non sembrerà, ma fare sali, scendi, togli, rimetti, ho fatto una bella ginnastica. Comunque, io spero che questo video possa esservi stato d'utile, di ispirazione. Ho cercato, anche se molto molto brevemente, di darvi qualche piccolo consiglio, comunque di segnalarvi i miei titoli preferiti. Fatemi chiaramente sapere qua sotto in descrizione se anche voi avete letto i manga che vi ho mostrato o se in base a quello che avete visto c'è qualcosa che mi consigliate di leggere. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!